per esperienza non so tale che ho, il punto di forza è saper fare rete. E spesso questo non si fa. Io sono sul rende, sono di rende, ho coinvolto tante volte l'ultima amministrazione comunale, ci sono tante associazioni, ma un'associazione non conosce la vita dell'altra associazione e così muore tutto. Quindi bisogna saper non fare rete, saper fare rete, in modo che c'è una solidarietà già tra le associazioni presenti sul territorio. Questo è importantissimo e viene fuori dall'esperienza che ho io con associazioni e col sociale. Io mi ricordo, non so chi è stato, qualche tempo fa aveva proposto che la Camera del Senato fosse rappresentata dai rappresentanti di tutte le associazioni attive sul territorio. Questa possibilità, siccome nell'ambito della vita sociale lo abbiamo detto più volte, è sempre una minoranza che porta, come una locomotiva che cerca di procedere caricando, poi portando anche tutto il resto. Questa minoranza, se è determinata, se sente questa cosa qui, soprattutto nella modalità che ci ha indicato Ermanno, che è la possibilità di sperimentare in piccolo una realtà che dovrebbe riguardare, a mio avviso, quello che ho detto riguardo, parlando dell'Europa, al governo delle nazioni. Se noi potessimo sperimentare che connettendo tra loro su progetti condivisi le diverse associazioni, ciascuna con la propria competenza, e da questo far nascere operativamente quello che intendiamo fare, sarebbe già un piccolo modello realizzato di come ben funziona qualche cosa che vede, in questo caso a livello di associazioni, ma possiamo immaginarle più grande, la collaborazione profonda dei diversi gruppi. E questo è un obiettivo molto bello e desiderabile da raggiungere, oltre che essere un modo giusto per impostare le relazioni sociali. Volevo dire che in questo momento io sto vivendo una forma di associazionismo che si chiama economia eco-solidale. Faccio parte di un'associazione che attraverso una procedura particolare molto intelligente e molto paterna aiuta a darsi sostegno socialmente ed economicamente. Cioè c'è la possibilità, partecipando correttamente a questo organismo, che è un bellissimo organismo nel modo in cui è stato concepito, di poter ricevere anche aiuti economici che sono necessari per realizzare le cose. Le persone che vogliono sapere qualcosa in merito mi dicono che gli mando le istruzioni per poter entrare in contatto con questo organismo, con questa organizzazione che non solamente si propone, è a livello internazionale, a livello di tutti i paesi, che sia l'America, che sia l'Europa e altri paesi ancora, merita di essere presa in considerazione. Io ci sono entrato con fiducia, avendo ascoltato i promotori, gli iniziatori di questa esperienza, e la possibilità concreta è la solidarietà sul piano sociale, ma anche economico. Sottolineo la parte economica perché per poter realizzare determinate cose abbiamo bisogno anche del denaro. Di un denaro che è fatto circolare, che non viene preso
per accumularlo in banca, ma per utilizzarlo proficuamente per aiutare e sostenere le persone che dal punto di vista economico non stanno bene, e quindi è anche questo aiuto. Qualcuno che vuole intervenire? Allora passo all'ultimo tema che possiamo affrontare, ed è il mio tema preferito sul piano della mia crescita personale. È il tema di come possiamo preparare il futuro individualmente per poter entrare in un rapporto collaborativo attraverso il nostro lavoro umano con la grazia divina. Abbiamo bisogno, per le iniziative sociali, come ho detto all'inizio, di far procedere le nostre conoscenze, che poi portano al generarsi dell'impulso della volontà, non dalle scienze della natura, ma dalla scienza dello spirito, perché abbiamo bisogno di essere collaboratori dei mondi spirituali, degli esseri che abitano i mondi spirituali. Io molto spesso ho sentito alcune persone con profonda sincerità, con valore umano molto grande, di dire: Signore, fammi strumento della tua volontà. Comprendo questa affermazione. Io però ho voglia di qualcosa di diverso, non dico né di più né di meno, di diverso. Io non voglio essere strumento, perché Dio non credo, la divinità non credo che ci voglia come strumenti, ma ci voglia come esseri che liberamente vogliono collaborare, vogliono fare insieme, perché da quello che ho compreso, piano piano, tutta la responsabilità dell'evoluzione dal divino passa all'umano e diventiamo noi, come rappresentanti dell'umanità, diventa l'umanità stessa artefice del proprio destino. Quindi il primo cammino importante, la prima preparazione che mi sta a cuore, vorrei che ci pensaste anche voi, è descritta nell'Apocalisse, quando alla comunità della nostra epoca succederà la prossima comunità, è intesa come comunità di tutta l'umanità, che va sotto il nome di Filadelfia. Quello che è iniziato come processo di crescita dell'umanità nel 1413 con l'avvento dell'anima cosciente, che piano piano viene assunta, se le persone lo vogliono, perché c'è bisogno di una propria volontà, faccio un inciso, mentre la discesa dai mondi spirituali attraverso l'uscita dal paradiso terrestre, prendendo le conoscenze della civiltà ebraica, è stata una necessità di venire nella materia. Il ritorno nei mondi della luce, nei mondi dello spirito, è libero, cioè deve essere voluto e amato da ogni individualità, è individuale. In questo senso Steiner ci parla della seconda venuta del Cristo sul piano eterico. Abbiamo la possibilità dell'incontro con Cristo, ma non tutti nello stesso tempo, come è stato con il mistero del Golgota, ma su un piano che non è quello fisico, è ciascuno secondo le condizioni proprie di poter ricevere
questa esperienza. Il prossimo periodo di civiltà che terminerà facendo passare dal 1413 2160 anni, la scienza dello spirito è una scienza perché ha anche una sua capacità di precisione, perché questo numero 2160 anni, perché corrisponde a livello cosmico al tempo necessario affinché il Sole nel suo transitare nello zodiaco passi da un segno all'altro. Moltiplicando questi 2160 anni per i 12 segni zodiacali abbiamo 25.920 anni, che è il cosiddetto anno platonico, cioè l'anno nell'universo non dura 360 giorni ma dura il numero che vi ho detto, 25.980, quello che è 920. Quindi ogni periodo di civiltà dura 2160 anni. Da qui a tutto quello che avanza nei prossimi anni, noi abbiamo a che fare con l'anima cosciente, cioè a tutta l'umanità sarà data la possibilità di acquisire questa quinta dimensione di luce, che è il sé spirituale. E la prospettiva che si presenta è una prospettiva molto bella, perché il sesto periodo è la civiltà di Filadelfia ed è la civiltà dell'amicizia. Però i fondamenti di questo prossimo periodo sta anche a noi di crearli, di prepararli. Quindi la preparazione del futuro. La preparazione del futuro, che significa anche non solamente conoscere la verità, ma fare la verità. Nel Vangelo di Giovanni, nei primi capitoli, è espresso che chi fa la verità opera nella luce. L'obiettivo è edificare pace, non la pace che ci dà il mondo, come è detto ancora una volta nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma la pace di Cristo, la pace che deriva all'anima umana dal fatto che sta compiendo responsabilmente tutto il cammino a lei destinato per raggiungere la meta. Così come banalmente attraverso un viaggio, seguendo il codice della strada, essendo prudenti, raggiungiamo la nostra destinazione. Bene, se gli esseri umani vogliono raggiungere la giusta destinazione, devono poter operare in libertà, quindi con volontà propria, in maniera tale da far sorgere nella interiorità quella condizione che consente l'arrivo del sé spirituale, quindi una Pentecoste cosmica, una Pentecoste che non riguarda solamente alcuni, ma riguarda il più grande numero possibile di esseri umani capaci di collaborare tra di loro. Come possiamo immaginare questa condizione di pace? La possiamo immaginare in una elaborazione interiore dei nostri conflitti. Noi siamo portatori di pace se in noi stessi abbiamo instaurato equilibrio, armonia e pace. Che significa? Sul piano delle relazioni con gli altri, di non combattere i reciproci punti di vista, le reciproche opinioni, ma di poter ogni volta comprendere le ragioni dell'altro, perché ognuno parte da un proprio punto di vista e se è stato onesto e sincero esprime quello a cui lui arrivate.
sia viva. Pensate, per Steiner esistono non solamente 12 sensi, 12 forme sensoriali, ma esistono 12 modi di pensare, 12 modi, 12 punti di vista differenti di pervenire alla verità, partendo da se stessi e dalla relazione che si ha con l'altro. Di questi punti di vista fanno parte lo spiritualismo, il materialismo, il matematismo, sono tutti ben elencati. Chi ha volontà, mando una conferenza in cui tutto questo è ben detto, ben illustrato. Filadelfia ci sta a cuore. Se noi oggi siamo in grado di stringere rapporti di amicizia con profonda sincerità verso noi stessi, e quindi quando prendiamo un impegno lo prendiamo soprattutto con noi stessi, e di operare con quella fiducia di quel piccolo seme che noi andiamo a piantare, noi abbiamo la possibilità di fare una esperienza di crescita che salvaguarda sia la nostra libertà individuale, sia la possibilità di collaborazione. Questa possibilità di collaborazione noi ce l'abbiamo già insita nella profondità di noi stessi. E due ultime cose e termino. La prima è: com'è che noi ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo leggendo correttamente la Genesi di Mosè, dopo che gli Elohim, quindi quello che viene tradotto Dio, in ebraico è plurale, sono gli Elohim, sono gli esseri che sono chiamati da Steiner gli spiriti della forma, sono loro che iniziano la quarta creazione terrestre, dopo che ce ne sono state precedentemente altre tre, e dicono, dopo aver creato la luce, le piante e gli animali, si propongono di voler creare l'uomo fatto di terra, quindi non una creazione iniziale dell'essere umano, no, l'essere umano è stato creato tantissimo tempo prima a livello spirituale. Loro lo vogliono concretizzare con un corpo, lo vogliono fare di terra, quindi vogliono poter donare all'uomo un corpo fisico affinché attraverso la forma del corpo fisico ci sia poi pian piano la coscienza individuale, tutta la preparazione di assumere poi la coscienza individuale. Bene, quando arrivano a questo punto cosa fanno? Questi sei Elohim sono insieme, ciascuno con le proprie qualità, si riuniscono in un gruppo. In questa coscienza comune che hanno nel gruppo, ciascuno apportando la propria caratteristica, fanno un salto dalla coscienza individuale alla coscienza comune e poi esprimono a tutte le gerarchie dell'universo: ci sia concesso adesso di creare Adamo, l'uomo terrestre. Non dico non lo facciamo noi, ci sia concesso. Noi ci mettiamo nelle condizioni di poter operare, aiutati da tutte le forze con cui noi vogliamo collaborare. Anche l'essere umano può essere così. Può chiedere non di essere strumento di qualcuno che usa la propria volontà, mentre da parte della propria volontà, no, è di innalzare la nostra volontà verso il cielo fino al punto da farla collaborare con la volontà divina. Può sembrare un obiettivo luciferico, ma io lo ritengo di grande valore, in maniera che noi ci proponiamo con le entità divine con grande dignità e con grande devozione di dire: io voglio mettermi nella condizione di essere un collaboratore con i miei simili,
è cogliersi spirituale, per qualcosa che il mio pensare, la mia capacità pensante intende come bello, buono, vero e giusto. Questo è il cammino personale che ognuno, secondo quello che la vita gli ha offerto, può in qualche modo immaginare di realizzare. L'altra parte di cui volevo dire è che tutta la scienza naturale moderna è pervasa, e non solo la scienza ma anche le scienze sociali, dalla cosiddetta lotta per l'esistenza introdotta da Charles Darwin nell'ambito della comprensione di come fa l'evoluzione delle specie. Lui è arrivato a un certo punto a definire questa problematica. C'è una lotta continua per l'esistenza. C'è una bellissima conferenza di Steiner che chiarisce come Darwin è pervenuto a questa idea, perché non è nella natura questa impostazione della lotta per l'esistenza, perlomeno all'interno di una specie. Ci dice Steiner che lui è pervenuto a questo fatto partendo da Malthus, che era un economista, il quale aveva compreso che mentre i beni della terra in quel tempo crescevano in progressione aritmetica, progressione aritmetica è 1, 2, 4 e così via, cioè si raddoppiavano, la progressione delle nascite veniva fuori con progressione geometrica, 1, 2 al quadrato, 4 al quadrato, cioè divergevano, il numero delle persone che nascevano era tantissimo rispetto all'economia dei bisogni, che secondo la sua valutazione la terra e quello che c'era poteva dare come nutrimento. E allora si poneva un conflitto tra questo enorme aumento della popolazione e i beni che potevano soddisfarli dal punto di vista proprio del cibo, dal punto di vista economico e così via. E Darwin, ci dice Steiner, è interessante riguardare tutti i passaggi, Darwin pensò, ma allora se c'è questa grande discrepanza ci deve essere una lotta. E quindi tutta la giustificazione del processo evolutivo avviene attraverso questo pensiero fondamentale della lotta per l'esistenza, del conflitto. Un altro signore, che si chiama Kropotkin, scrisse un bellissimo, prendendo tutti i risultati osservati, che si chiama Il mutuo appoggio, da leggere, dove mostrò con gli esempi che lui prese, che la collaborazione è quella che fa andare avanti l'evoluzione e non la lotta. E lui mostrò come la collaborazione non solamente possa essere tra gli esseri umani, ma anche c'è all'interno delle specie animali. È un libro fondamentale da leggere. Pietro Kropotkin, che ne hanno fatto da poco una riedizione, Il mutuo appoggio. Bene, Steiner ci dice la posizione che ciascun essere umano prende per l'uno o per l'altro dipende dalla sua libertà. Se noi sentiamo che non dobbiamo fare altro che lottare, ci sembra che la realtà sia lotta. Se sentiamo che invece la collaborazione ci aiuta, ci apre e ci fa riunire a condividere, propendiamo per dire la collaborazione. Ma questa è una scelta veramente di libertà individuale, sulla base di quello che ha espresso sia Darwin sia Kropotkin, sulla base di quello che ci dice Steiner, ma ricordando questo bellissimo esempio della Genesi, di quando gli Elohim, quello che viene creato, viene
tradotto Yahweh Elohim, quando sono riuniti, quando vogliono formare l'uomo terrestre, si mettono insieme e, aprendosi con devozione alle altre gerarchie, credo anche alla Trinità, ci sia concesso adesso di creare l'uomo terrestre. Quindi la nostra intenzione, la nostra sensibilità, la nostra volontà, per poter ben operare, deve avere il sentimento anche dell'aiuto da poter ricevere da Micael e dai mondi spirituali, con nel nostro sentire dell'anima una profonda devozione, il sentimento della devozione che appartiene a tutti gli esseri umani, se vogliono, a prescindere dal grado di cultura o di istruzione. Ecco, io con questo voglio concludere questa cosa e lasciare a qualcuno se vuole aggiungere qualcosa. Posso dire una cosa? Chiedo scusa se riprendo la parola, ma volevo introdurre Vincenzo Boscano, che è un presidente di un'associazione qui di Acri, nobile causa combattuta, più di 5.000 persone portate in piazza. Prego Vincenzo, se puoi venirti ad accomodare, è molto sensibile a questi discorsi, mi ho preso solo la parola per inserire questo personaggio che merita molto qui sulla città di Acri. Hermano, ti ringrazio, abbiamo subito la voce. Buongiorno a tutti e benvenuti. Grazie. Non ero preparato, diciamo, per questo intervento, per cui sì, però io penso che la cosa più importante la detto lei, quando siamo noi e noi stessi gli autori e fautori di tutte le situazioni. Se non riusciamo a controllare quella persona che la mattina vediamo allo specchio, vuol dire che andiamo sempre di male in peggio. E si vede la realtà che noi stiamo affrontando in questa società. Oggi come oggi non esistono praticamente più alcuni diritti e non ci sono praticamente persone corrette. Io rimpiango un po' i tempi di una volta, quando c'era l'uomo di parola, lo studioso, e quello che praticamente andava in un confronto. Oggi come oggi noi affrontiamo una realtà che ci dicono bugie, ci dicono falsità. Non sappiamo dove andare praticamente a migliorare questa situazione. Io mi auguro che il vostro convegno e le vostre situazioni un po' migliorino questa società. Purtroppo problemi ce ne sono e sono pesantissimi, come quelli della salute, quello del cervello, quello dell'economia, cioè l'opportunismo, l'individualità. E tante cose ci stanno risuggendo in questo momento. E la cosa a me non mi va bene. Grazie per essere venuti e buon proseguimento. E noi speriamo che la prossima volta anche lei possa partecipare a quello che noi vogliamo e intendiamo procedere. La ringrazio. Se c'è qualcun altro che vuole esprimere qualcosa e poi chiudiamo, anche se siamo in anticipo, ci mettiamo prima questa volta, dai. Allora, chiudiamo con una preghiera di Steiner, che è la preghiera della sera, anche se non è sera, la mettiamo come conclusione di queste nostre riunioni in cui abbiamo cercato un po' di conoscerci, di esprimere e soprattutto di proiettarci in possibili azioni da fare insieme in futuro qui nel territorio di Acri, ma anche altrove, come Ermanno ci ha suggerito. Allora, questi aiuti ricevuti da persone che non conoscevamo sono la grazia che ci assiste e ci mette in contatto con le persone nuove. E questo è il bello di queste iniziative, che conosciamo persone nuove con le loro qualità, i loro talenti, le loro intenzioni, e
speriamo di venire amici conoscendoci. Tu che di luce l'universo irraggi, tu che di luce l'universo irraggi, illumina anche me. Le bende togli dagli occhi miei, ch'io vegga il vero sole, esso ancor ben velato, pur sfavillando nell'anima mia, mare di luce ed oro. Or fa ch'io lo rimiri in veste di splendore di pura verità, e fa che in questa luce io riconosca tutti i compiti miei. Poi, quando il viaggio sia concluso, fa ch'io raggiunga la sacra dimora. E tu, consolatore, dammi la forza di giungere fin là veramente. E tu, divino amore, nelle tue vede accoglimi e serva puro in me l'eterno raggio della mia fedeltà. Rudolf Steiner. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie di cuore a tutti.